Seconda edizione di Tavole Taurigliane qui a Toreglia, una giornata di festa dove il territorio si ritrova in una comunità splendida cittadina di Toreglia che presenta le proprie eccellenze enogastronomiche ma anche le proprie eccellenze produttive. E il territorio dei Colli Euganei è un territorio splendido, come è splendida la provincia di Padova che riesce a far vetrina, che riesce a far sistema nelle proprie attività produttive. Ecco perché qui la provincia ha voluto anche stasera esserci con la mia presenza, con la presenza di tanti consiglieri e delegati, per dire la bella provincia di Padova è la provincia dei comuni che riescono a presentarci e presentare quello di buono che c'è, quello che di buono che viene prodotto in questi comuni. Diciamo sempre che Toreglia è la terra del bello e del buono e penso che in questo modo lo sappiamo dimostrare proprio attraverso la capacità e la professionalità dei nostri commercianti e ristoratori. È un'iniziativa che vuole arrivare all'obiettivo di coinvolgere sempre più persone, non solo del territorio di Toreglia e dei comuni limitrofi, ma anche dal di fuori, perché sappiamo che questo è un periodo dove c'è molto turismo, soprattutto nei nostri comuni qui vicini di Abano e Montegrotto, e anche in ottica della destinazione turistica, quindi dell'OGD, sappiamo che questo è proprio un modo per attirare il turismo, quindi premia veramente la capacità di questi imprenditori che si danno tanto da fare. Quest'anno lo vediamo già adesso dai numeri, penso che sia altrettanto partecipata, parliamo di 1500 persone che si radunano qui proprio ai tavoli dei nostri ristoratori, quindi un'iniziativa veramente molto ben riuscita. Siamo in 12 ristoranti, siamo un'associazione che è riunita da diversi anni, questa è la secondo anno che facciamo lo street food in centro a Toreglia, anche per coinvolgere un po' diciamo quelli del paese nostro, la nostra amministrazione. Quest'anno abbiamo aperto un po' i confini alle cantine oltre regionali anche extra regionali, e mentre poi quello che faremo in Viale dei Vescovi sarà abbinato alle cantine dei Colli Euganei, con quelli consorziati dei Colli Euganei. L'anno scorso abbiamo approcciato questo tipo di eventi che sono quattro giovedì, quattro temi diversi: il primo lo sport, poi c'è la moda, lo street food e poi ci sarà una serata per i giovani con Radio Peter Pan. Quest'anno sarà una cosa scoppiettante. Per noi è molto importante tenere vivo il paese, far rimanere la gente qui, consumare qui e divertirsi qui. Questo è lo scopo di tutti noi, che siamo tanti piccolini che insieme vogliamo tenere alto il paese.